Amici miei, dovremmo organizzare una difesa tale da ostacolare l'arrivo di questa lega. Almeno fino a che le milizie fiorentine, di rinforzo da Firenze, non arriveranno al castello. Ma il commissario vorrà disporre lui una sua difesa. Il commissario ha ricevuto l'ordine da Firenze di porsi al bastione. Alla Torre Nuova, alla Torre Pisana, alla Porta al Mare e alla Torre di Calafuria. Con le poche milizie fiorentine e con la piccola guarnigione di soldati francesi. Ma sono pochi. E noi dovremmo dare una mano. Solo perché lo sappiate, Torre Nuova, la Torretta, la Magnale, la Fraschetta, la Formica sono state dotate di una bombarda ciascuna. Il bastione ha 4 bombarde. Una è Rocca Nuova e una è Rocca Vecchia. Siamo pochi validi nel villaggio. Dovremmo trovare più gente possibile anche fuori dalle mura. Magari con il passaparola a chiedere aiuto a Rosignano e magari alla Contea di Donoratico. Sì, sono tutti nostri amici ancora, spero. Manderò un messo, ma dovremo dividerci i compiti. Tu ordina, Guerrino, e noi ubbidiamo. Sapevo che dietro alla tua allegria si nascondeva un guerriero. Tu, Ludovico, dovrai istruire gli uomini e le donne più giovani del villaggio ad usare le spade. Sì, anche le donne dovranno darci una mano. Andremo alla caserma del commissariato, in Almeria, per prendere il più possibile di armi. Se non saranno sufficienti, troveremo forche, falci, lance di legno e qualsiasi cosa che possa ferire. Io voglio venire alla guerra con te, Guerrino. Io pure voglio combattere e essere al tuo fianco, Ludovico. Anche io. Bene, lo immaginavo. Pietro, tu preparerai la tua bottega a guisa di infermeria. Qual medicinale meglio del vino? L'ospedale di Sant'Antonio non può contenere più di 10 persone. E anche con l'ampliamento fatto costruire dal commissario non potrà ospitare più di una ventina di feriti. Preparare bende, più lanterne possibili, e unguenti, acqua, molta acqua. Per questo andate ora. C'è ancora luce alla fontana di Santo Stefano ai Lupi. Per procurarvela, portate un carretto, con barili e qualsiasi altro recipiente. Bisogna pensare ai picciotti e ai vecchi. Bravo Agostino. Beatrice, Margherita, voi vi occuperete di loro. Portatela al convento dei frati. Sì, voi, Agostino e Rinaldo. Voi prenderete i villani più robusti. È costruita una palizzata di difesa lunga almeno 1000 piedi sulla spiaggia a nord del castello, alla cala di Labrone, a difesa del mare e del porto di Pisa. Da lì potrebbero arrivare milizie della Lega sbarcate dalla flotta. E tu, Jacopo, che conosci la costa, dovrai consigliarli in questo. E con la barca vai alla lanterna della Torre della Meloria per spengerla. Ma bisogna pensare anche agli accampamenti dell'entroterra. Se non avessi te, Ludovico, amico mio, sei un uomo morto. Un'altra palizzata, altrettanto larga, ad ovest della palude di stagno, a difesa delle armate, che vogliono evitare i nostri accampamenti nell'entroterra. La terza a sud di Popogna, per le milizie che potrebbero sfondare e voler entrare dalla porta a terra del castello. Fidatevi poi a queste palizzate per la difesa. Bisogna anche oscurare la luce della torre del fanale, dove la milizia piazzerà una bombarda. Te ne occuperai tu, Ali. Porta con te Filippo. Anche lui dovrà combattere. Dovremmo mandare anche un gruppo di difesa alla Torre di Calafuria. Lì ci saranno pochi militi fiorentini e la difesa è troppo debole. Maria, Eleonora, voi riunite le donne valide del castello nell'osteria per accudire i feriti ed avvertite anche Madonna Vittoria. Andiamo ora e che Dio ci protegga. Che succede, villano? Signore, ho dato disposizione e radunato almeno 500 volontari, fra uomini e donne, armati alla meglio. Noi combatteremo sulla spiaggia di Cala di Labrone e nell'entroterra intorno alle mura. Ho fatto costruire 2 palizzate, signore, dietro le quali potremo ripararci dall'artiglieria nemica. Nel venire qua, signore, non ho potuto fare a meno di notare che come il mulino vecchio, vicino alla Rocca Nuova, è sovrasta notevolmente il castello. Va bene, allora? Io credo, signore, che quella costruzione verrà conquistata facilmente dal nemico. E se, come penso, verrà colmata di terra, diventerà una valida roccaforte per gli avversari. Consiglierei di distruggerla in partenza, in modo che non facilitiamo il nemico in battaglia. Siete un vero portento, giovane amico. Dio ve ne renderà grazia e merito. Andate pure ora, che la Madonna vi protegga. Yeah!
succede? Perché siete qui? L'invasione è ormai imminente. Il commissario sta preparandosi a prendere il comando delle milizie. Signora, perdonate, ma il popolo di questo villaggio, come già sapete, vuole combattere accanto alle milizie fiorentine. Questa gente è pronta a morire per il governo fiorentino. Lasciate che mi occupi io. Milano, quello che dite fa molto onore al popolo livornese, ma che possiamo fare noi per voi? Oltre a pregare che la signora, vostra moglie, si rechi all'osteria, adibita d'infermeria, affinché la stessa dia una mano nel curare i feriti, chiediamo di avere armi vere. Abbiamo solo forche, bastoni, asce e poco potranno contro un'armata così ben agguerrita come quella della Lega. Pensavamo che le avremmo trovate qui, come voi ci diceste. Allora andate dal capitano Ciacchi, su mio ordine vi porterà all'armeria. Là prenderete pure tutte le armi che noi possediamo. Andate pure.